Ciao ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video. Allora, oggi vi farò vedere questo trucco solamente con colori sui toni appunto del celeste, blu, eccetera, eccetera. È un colore, è un trucco, cioè che è abbastanza facile da realizzare, soprattutto come procedo io. Quindi se avete qualche dubbio fatemelo sapere sotto nei commenti o con un messaggio privato, insomma, come volete. E niente, spero tanto che il trucco vi piaccia. Ci vediamo alla fine del video. Allora, come primo passaggio vado a stendere la crema viso. Questa è la crema che io ho sempre utilizzato dell'Essence ed è una crema fantastica. È la Essence My Skin, crema intensiva e può essere utilizzata sia come crema idratante ma sia anche come base per trucco. È a base di melagrana ed è senza siliconi, parabeni e alcol. Poi sulle labbra, perché in questo periodo ce le ho particolarmente screpolate, vado a stendere questo balsamo labbra che è della Labello, Lip Butter Raspberry Rosé. Ora passiamo al trucco occhi e come al mio solito stendo il primer dell'Essence I Love Stage. Stage. Lo stendo sulla palpebra mobile e fissa e anche sulla zona occhiaie. Vado a stendere con l'anulare. Allora, con questo pennello rotondeggiante, da questa palettina della Mels, che avete visto anche altre volte, vado a prendere questo celeste molto È chiaro. un Celeste Shimmer. Lo applico all'inizio del condotto lacrimale. Poi, con un pennello a lingua di gatto e sempre dalla stessa palette, vado a prendere questo celeste Prendo un scuro. fazzoletto, Onde evitare che il trucco appunto mi vada sulla pelle. Lo stendo sulla parte centrale dell'occhio. Con un pennello da sfumatura e da questa palettina della Deborah, che è della Secret of the Smoky Eye, la palette con 6 tonalità di ombretti, ovviamente questo l'ho completamente finito, a prelevare il blu più scuro. Questo blu è un ombretto opaco e vado ad eseguire, sempre prendendo il mio fazzoletto. Vado ad eseguire la sfumatura finale. Allora, siccome me lo chiedete in tante, fare la sfumatura è semplicissimo. Ovvero, io, se avete seguito i miei tutorial precedenti, sapete già come la faccio io, come comunque vi spiegavo, ma ve lo ripeto nuovamente per quelle che non hanno Fare guardato i miei la precedenti sfumatura video. è Semplicissimo, quindi bisogna fare una sorta di freccia. Quindi partiamo dal centro dell'occhio in basso in obliquo, in questo modo, e poi facciamo la stessa cosa però dalla parte opposta. Quindi facciamo in questo modo una sorta di appunto freccia e poi andate ad aggiustare in un secondo momento. Magari vi portate più verso il centro per sfumare meglio. Oppure fate dei movimenti circolari, sempre comunque seguendo la forma a freccia. Eseguite un movimento circolare in modo da dare più dimensione all'occhio. Poi vado a prelevare sempre con un pennello da sfumatura da questa palette della Bella Oggi che si chiama Bubble, quel poco che mi è rimasto di ombretto marrone matte opaco e questo lo applico praticamente intorno alla palpebra mobile, proprio nella linea di chiusura.
con un pennello da ombretto, sempre dalla palette della Bella Oggi, vado a prelevare questo color carne chiarissimo, che è un ombretto shimmer. Lo vado ad applicare sulla palpebra fissa. Finito il trucco ombretto, diciamo, prendiamo l'eyeliner come sempre, questo è di Essence Deep Eyeliner Waterproof, colore nero. Fatto il trucco occhi, procedo con la base. Oggi voglio utilizzare un prodotto nuovo, questo dell'Essence, che è un 2-in-1 ed è un fondotinta più correttore. Questo in pratica è il numero 20 Nude Beige, che sarebbe questo qua. Non l'ho mai utilizzato, quindi oggi lo voglio provare. Ho già applicato all'inizio del video il primer sempre dell'Essence Occhi, quindi vado a mettere un po' di fondotinta barra correttore sulla mano. Con una spugnettina da make up vado a prelevare il prodotto e lo stendo sulla zona occhiaie. Siccome sto vedendo che comunque è un colore troppo chiaro per la quindi, mia carnagione, dopo aver applicato questo prodotto, che comunque è abbastanza chiaro ma anche abbastanza coprente, vado a prendere il fondotinta sempre dell'Essence Stay Day 16 ore, che è del numero 30 Soft Sand. Anche questo lo vado ad applicare sulla zona occhiaie, che è per lo più fondamentalmente, come vi dicevo, è proprio per contrastare questo colore troppo chiaro. Allora, finita zona occhi, vado con un pennello grande ad applicare la cipria. Questa l'ho comprata l'altro giorno, sempre dell'Essence Mattifying Compact Powder, che è della numero 04 Perfect Beige. Penso che sia una cipria abbastanza valevole. Vado a prelevare la cipria, vado ad applicare praticamente su tutto il viso. Poi vado a prendere il piegaciglia, anche se non lo stavo più utilizzando, oggi lo utilizzo. Prendo la matita dell'Essence, questa è l'Extreme Lasting 01 Black Love, è una matita waterproof 16 ore ed è bellissima, ve la straconsiglio. A fare le sopracciglia, a definirmi le sopracciglia, utilizzo questa palettina dell'Essence fatta apposta per le sopracciglia, ma non vado a utilizzare il suo pennellino, ma ne utilizzo uno tutto mio. Questa palettina, siccome l'altro giorno non sono stata in grado di dirvi il numero perché comunque non ne ha, quando stavo comprando un'altra palettina di queste, in pratica questa che ho io è praticamente la palettina più scura che ci sia, appunto un nocciola, un color nocciola e poi un marrone scurissimo, quasi appunto tendente al nero. Prendo una spazzolina, vado a pettinare le mie sopracciglia. E poi vado a definirle. Prendo il mio solito mascara della Bella Oggi HD Alta Definizione,
lo vado ad applicare come se non ci fosse un domani. Pennello da blush con blush, questo è di Essence Mosaic Blush numero 40, ovviamente è quasi finito, ne devo comprare un altro. Vado a pulirmi le labbra dal balsamo e vado a stendere questo rossetto dell'Essence, ovviamente, che è il numero 03 Matte 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 ed è un bellissimo color carne. In fotocamera sembra più un fucsia o un rosa, mentre invece dal vivo è proprio un rosa antico, ma veramente un color carne scuro, quindi è davvero un bellissimo rossetto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere come vi è sembrato, se vi è piaciuto. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima ragazze, ciao!